Bene, di nuovo, siamo potuti accedere a Pinterest, quindi ci siamo registrati o tramite il nostro nome utente di Facebook, Twitter, oppure direttamente dal bottone Registrati, cerchiamo Pinterest ed entriamo. Noi ci eravamo già registrati come video ripetizione in precedenza. E in base al nostro profilo Twitter, Pinterest ci suggerisce, diciamo, dei contenuti delle board, ovvero delle lavagne, di utenti che già seguiamo in automatico perché abbiamo spuntato il bottone in precedenza su Pinterest e quindi ci suggerisce dei contenuti. Iniziamo prima a dare uno sguardo sull'help, ovvero quello che secondo noi è, diciamo, più corto e importante per questo social network sono queste 5 semplici regole. Leggiamole una per una con una traduzione non tanto dignitosa quanto proprio letterale. Innanzitutto, quello che ci suggerisce Pinterest è sii rispettoso della comunità di persone, sia autentico, accredita le tue risorse, ovvero segnala sempre da dove provengono le immagini che appendi sulle tue lavagne, sulle tue board. E questo in genere è corretto mettendo un link, vedremo come fare. Riporta i contenuti non appropriati, ovvero utenti nudi, e contenuti spregevoli e via dicendo. E innanzitutto, anche una cosa carina, segnalaci come rendere Pinterest migliore. E va bene, abbiamo visto la netiquette, ovvero in informatica una netiquette sono proprio delle regole basilari. Oh, come funziona innanzitutto Pinterest? Vedete qua in alto ho un bottoncino Pin It, ovvero appendilo, attaccalo sulla mia lavagna. Se andate in Goodies, quindi accedete a Pinterest, nome utente e password, accedi, cliccate su About e cliccate su Help. Se cliccate su Goodies o addirittura su Pin It Button, è quello che vi serve. Vedete, qui c'è anche un video YouTube che ci spiega come creare il nostro Pin It Button. Ve lo dico io terra terra. Vedete, se passate con la freccia del mouse sopra questo Pin It Button, poi vi dico a cosa serve, anzi lo facciamo insieme, voi tenete spinto il tasto sinistro e ve lo trascinate nei preferiti del vostro browser. Ora, come browser utilizziamo proprio Google Chrome, quindi magari se non avete molto presente Google Chrome, andate sull'altro video tutorial completamente gratuito e appena ultimato, sempre in videoripetizioni.com, il nostro canale YouTube, e lo trovate. Ora, io già l'ho messo il Pin It Button, quindi lo posso togliere. Nel caso vostro che non lo avete, trascinate col tasto sinistro. Vedete, in inglese dice Drag me to the bookmarks bar, che vuol dire in inglese, che scatole, trascinami sulla barra dei preferiti, dei segnalibri. Chiudiamo e lo trasciniamo qua, ok? A cosa serve questo Pin It Button? Ve lo spiego immediatamente, così introduciamo anche il concetto di lavagna, di board in Pinterest. Anzi, lo vediamo nel prossimo video, il concetto di lavagna e board, e vediamo come utilizzare questo Pin It Button. Quindi, a tra pochi secondi, ciao!